A tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4. Torniamo a giocare con Greta e Diego. E sbaglio o sono a un ristorante? Kiss for you. Devo assolutamente approfittare perché a Greta manca un solo punto per completare la sua aspirazione, ovvero guadagnare l'oro nell'ultimo appuntamento proprio con il coniuge. Ma guardate, oh che carina Erika, ha raggiunto il livello 10 tra vita sociale. Guardate chi ha raggiunto Diego e Greta al ristorante, Cristiano ed Elijah. Secondo me in questo momento loro sono in modalità spioni stalker perché l'ultima volta Anastasia ha messo una gran bella pulce nell'orecchio del fratello e lui che è un curiosone e adora i pettegolezzi, vuole vederci chiaro. Dice: ma Diego che sta combinando? Cioè, è possibile che proprio lui, che è sempre uscito pazzo di Greta, le stia facendo qualcosa alle spalle? Lui non pensa proprio, però intanto ha convinto Elijah a seguirli. Comunque, qui loro non se ne sono accorti. Ordiniamo qui per il tavolo. Oh, perfetto, lo chef sa Greta cosa vuole, quindi vinello bianco, mentre lui ha voglia di una bevanda effervescente alla frutta, non ha voglia di bere alcolici. Poi, eh sì, dai, continuiamo con la scelta dello chef per Greta, quindi insalata caprese, mentre invece Diego va di, ecco, gnocchi alla noce cinerea. Mentre aspettiamo, ho visto che tra i capricci di Greta c'è quello di chiedere della sua giornata a Diego, perché comunque vuole sapere com'è andata al lavoro, è curiosa di sapere quello che sta combinando, perché appunto, come riprende il discorso della puntata 89 con Anastasia, quando lei si è confidata con lei, che ultimamente il marito non è che parla poi tanto, che si confida, che vuole stare con lei. E infatti lei per questa serata l'ha praticamente quasi obbligato a uscire, perché era già tipo in pigiama davanti al computer. E quindi guardate lei come gli fa sempre gli occhietti dolci. E poi un ennesimo desiderio è si perfida con Diego, cioè perché lei dentro di sé vorrebbe prenderlo a calci, perché lei lo sa che gli sta nascondendo qualcosa, una donna le sente certe cose, proprio in pancia lo sente, anche perché abbiamo sempre detto, oppure ho detto io anche nelle scorse puntate, che quando una è furba di per sé, quindi già fa, tra virgolette, del male al partner. Appena nota qualcosa di diverso, si accorge che appunto c'è qualcosa. E in questo caso non è proprio del tutto falso, perché comunque lui con Martina ci sta uscendo. Ma non hanno ancora mai fatto niente. Ok, allora devono fare conversazioni profonde, due. E lei quindi ne approfitta per chiedergli se ha conosciuto nuove persone. E poi a un certo punto la butta anche lì chiedendogli di Martina, perché adesso Erika è a casa con la babysitter, ma con un'altra babysitter. E lui non ha più aperto argomento su Martina. E lei fa: ma l'hai più sentita Martina? Cosa ne pensavi di lei? E lui ovviamente, Martina mi piace piuttosto in gamba, ma intendeva come babysitter. Io la trovo perfetta e anche lui approfitta per chiedergli perché l'hai mandata via. Cioè, io non l'ho mai capito, visto che era molto brava con Erika. E lei chiude il discorso. Non gli risponde e lui resta un po' teso. Dice: ma allora c'è veramente qualcosa sotto? Cioè, lei continua a schivare questa domanda, però intanto a me mi fa sempre il terzo grado. Comunque, vai, mangiamo così ci scambiamo impressioni sul cibo e a questo punto poi anche lui chiacchiera con lei. Comunque, Erika, sono le 10, abbiamo detto che è a casa con un'altra babysitter. Però lei di nascosto chiacchiera sempre con Martina, la telefona, si scambiano messaggini, insomma è un continuo, non può farne a meno. Era davvero la sua più grande amica.
Comunque lui è molto flirtante e visto che è sempre stato un tenerone, si complimenta sempre con la moglie per l'aspetto perché non possiamo negarlo, è sempre bellissima. Le manda, anche perché vedete, voleva flirtare con lei, le manda un bacio. Mentre invece lei, che sì, ok, accetta il flirt, però si mette a discutere di cibi. Quindi cerca di non star lì a pensare a tutte queste carinerie che lei pensa, sta cercando di distrarmi. Non appena io ho parlato di Martina, lui subito sta lì che fa il coccolone. Questa cosa non mi piace. Allora, voglio fare un'ultima qui interazione. La mezza di del piatto, ma sì, perché lei è fatta così. Anche se il vino le è piaciuto. Questi profumi ricreano nella mente, attraverso l'olfatto, la splendida visione delle colline morbide soleggiate da cui il nettare proviene addirittura. Perfetto, questo l'abbiamo fatto tutto. E adesso fa lei un flirt perché lo deve fare. Comunque qui l'appuntamento è già a livello oro. Voglio far andare lui in bagno. Lo voglio far proprio alzare dal tavolo, vai pure. E voglio far finta che lui ha lasciato il telefono sul tavolo. Greta ovviamente lo agguanta subito per controllare gli ultimi SMS, le ultime telefonate, ma niente, non trova niente. Diciamo che questo comunque la rende soddisfatta e fa guardate. Cioè, guarda, finché non trovo niente sono contenta perché vuol dire che mi sto facendo io da sola delle paranoie e non c'è nulla di cui preoccuparsi, quindi ben venga, però c'è quel tarlo che le martella il cervello e non l'abbandona. Ma dove sono nel frattempo? Ma che carini, ragazzi! Allora, Elijah è andato di salsiccia e peperoni. Lui di tacos di pesce, poi lui vino bianco e lui vino rosso. Oddio! E qui c'è ancora il diario di Anastasia che, come vedete, non esce più il suo nome, come se fosse stato cancellato. Meglio così, va bene. Ma che carini! Poi, ragazzi, vi prometto che appena potrò torno anche da loro, perché adesso abbiamo anche la scusa di indagare, visto che Cristiano si è molto incuriosito di questa cosa, e quindi andremo da loro. Attimi di silenzio tra questi due. Comunque, e Diego, vai pure a pagare. Abbiamo fatto tutto, si è fatta anche mezzanotte e dirigiamoci all'uscita. Possiamo tornare a casa. Come ultimo punto per terminare in bellezza l'appuntamento, ci richiede di baciare appassionatamente il mio accompagnatore. E ragazzi, Diego è pur sempre un uomo, e comunque alla fine sua moglie l'ha sempre affascinato e ammaliato, e quindi le effusioni mancano da un bel po'. La serata è stata perfetta, il vino ha fatto il suo circolo, e quindi non vedo l'ora adesso di tornare a casa. Stare con sua moglie. Lei fa: oh Diego, va bene, andiamo a casa. Anche perché lei adesso le è venuta in mente un'altra cosa da fare. Comunque, ragazzi, ho terminato l'aspirazione. Adesso lei ha guadagnato addirittura il tratto compagni di vita. Comunque, dà nuove interazioni sociali con il coniuge sbloccate. Perché lei, comunque, ha sempre visto Diego come il fidanzato, il compagno perfetto. Purtroppo è il suo carattere che le fa fare queste cose, le fa fare la birichina. Quali sono le nuove interazioni? Condividere il fardello, dare supporto affettivo e basta, perché romantico invece non c'è niente. Ok, dai, andiamocene a casa. Ed eccoli tornati. Erika è nel suo lettino e sta già dormendo. Volevo mettere luci automatiche, tutte le luci. Perfetto. E loro appunto stanno concludendo in bellezza questa serata, perché ovviamente sono sempre più rari questi momenti tra di loro. E Greta, l'avevo già detto, lei si era allontanata nel momento in cui gli è morto il suocero, ha veramente avuto un crollo perché
non era soltanto divertimento, lei era veramente presa. Poi c'è stato un momento in cui si era riavvicinato il marito, ma Diego si sta lasciando andare e Greta comunque è sempre una che ci ha tenuto l'aspetto fisico, perché comunque lei si è innamorata di Diego perché è sempre stato figo, ma adesso sta cambiando e sembra che lui non importi tanto. Poi si sta allontanando lui perché comunque nota delle cose della moglie che non l'hanno mai convinto, però a differenza di Greta non ha mai approfondito. Lui si è preso anche un'intossicazione. Voglio segnalare l'intossicazione alimentare e poi si metterà a letto. Poi lei comunque andrà al lavoro di domenica, mentre lui invece no. Prendiamo molto sul serio l'affermazione di Diego riguardo alla sua intossicazione alimentare. Voglio accettare 184 come risarcimento per il nostro errore. Cerchi di bere molta acqua, siamo molto spiacenti e se è possibile non lo dica a nessuno. Va bene, soltanto per questa volta. Quindi capite, per un motivo o per un altro, i due o si allontanano o hanno momenti così di passione, lo sono sempre stati in questo modo. E adesso siamo, come dire, nella fase adulta, eh sì, qua ci avviciniamo anche alle crisi di mezz'età. Allora, vado veloce così le faccio dormire. E Greta si sveglia presto perché appunto ha bisogno di farsi un bel bagno rilassante e poi gli è venuto in mente di fare un'altra cosa, visto che oggi Diego, comunque non andando al lavoro, sarà da solo. Sì, ok, starà con la bambina, ma pur sempre starà fuori il suo controllo. Il water la disturba sempre mentre fa il bagno. Ah sì, ho cambiato il primo outfit di Greta mettendogli questo. Beh, lei ricerca sempre degli abiti, comunque, beh, si fa il bagno normale, degli abiti sempre molto ricercati ed elegantini. Però, ripeto, questi cambi di outfit sono molto così, giusto perché ne ho voglia, però sta per arrivare il vero meteo. E quindi poi sicuro dovrò fare di nuovo il cambio a tutti, anche perché arriveranno nuovi vestiti. Dopodiché si avvicina al computer del marito e sta andando a mettergli un virus. Guardate qua, crea un virus. In questo caso, più che un virus, sta installando un programma per controllarlo a distanza. Quindi se per esempio gli arrivano delle chat, delle email, controllare di questo genere. Guardate come è contenta. Poi aspettate, io in garage avevo messo qualcos'altro. No, volevo vedere una cosa qui nell'inventario di famiglia, perché per la carriera lei aveva avuto questo, una mappa tattica, però più che altro io volevo un'altra cosa. Volevo questo, il satellite spia. Ah, si sblocca raggiungendo il livello 6 nella carriera criminale o il livello 8 nella carriera. Ah, perfetto! Oh, benissimo, perché lei in pratica nella carriera è a livello 7. Quindi quando andrà a livello 8 avrà anche quell'aggeggio in più, il satellite spia. E quello davvero può controllarlo a distanza, tipo emettendo un beep al cellulare per vedere dove va. Quindi poi ragazzi, più in là vedremo anche questa nuova funzione che ovviamente è tutta fantasia. Comunque Diego si è svegliato flirtante questa mattina. Quindi, bacia Greta, si divertente ragazzi, vedete che bello? Comunque, aggiungi tutta la lavatrice, dai, aiutala a fare il bucato. Lui sa che spesso Greta è nell'ufficio a lavorare. Mai a pensare che sta davanti al suo computer, perché lui adesso si occuperà appunto un po' della casa e prepariamo la colazione per la bambina. In questo caso abbiamo delle frittelle. Perfetto, vieni qua, Erika. Prendi una porzione. No, no, aspetta, vieni qua, dobbiamo fare il bucato. Guarda qua quanti panni! Lava il bucato e mangia con tua figlia. Come vedete, Greta non sta proprio quasi mai insieme alla figlia. Erika, vieni qua, non andare nell'ufficio da mamma perché è inutile, è concentrata a fare le sue cose. E vanta di essere un campione di Kerry, tuo padre in gioventù. Quindi
quante cose ha fatto con il cibo. Fagli sempre un discorsetto, rallegriamola. E sì, poi dagli anche il buongiorno. E in pratica magari potrà dire alla figlia che il pomeriggio, quando rimarranno da soli, potranno andare al parco a giocare un pochino. Erika, ti dico un segreto, basta che poi ne lo dici a mamma. Stavo pensando che al parco con noi potrebbe venire Martina. Che ne pensi? Mamma mia, papà! Sì, ti prego, chiamala! Anzi, no, posso chiamarla io? La invito io? Ma certo, basta che è una cosa che resti tra noi. Sì, va bene, acqua in bocca. Ma che complici! Allora, lei sta procedendo bene, ma guardate quanto è concentrata. Lo stesso sguardo di quando era bebè, ragazzi. Guardatela. Oh mio Dio. Mentre, oh mio Dio, lo ripeto, anche lei vuole baciare Diego, va bene. Sì, evidentemente tutta questa storia le ha fatto capire che deve stare attenta e non deve tanto allontanarsi dal marito. Buonasera, che la invita a colazione Lido Bella Vista. Non posso perché ho veramente tante cose da fare, però facciamo finta che poi lei ci va. Si vedono da sole a pausa pranzo dall'ufficio, come vi ho fatto vedere la volta scorsa. Comunque, com'è andata qui? Ah, qui sono arrivati i diritti d'autore, c'è anche il mercatino delle pulci in città. Poi, qua ripulisci, riponi. Mentre Erika i compiti li ha fatti. Devi fare, fai attività extracurriculari che fa sempre bene e siediti qua. Blocca le finestre e chiudi a chiave le porte sul retro. Greta ha messo in circolazione un virus. Questo piccolo software spregevole l'ha già sfruttato 433 simoleon. Dopodiché fa una cosa che lei ha quasi mai fatto. Vuol dire che è proprio un periodo particolare, sta chiedendo della vita sentimentale al cubo, il cubo che ha creato suo marito. E la vedo molto felice della risposta. Il tuo amore futuro è così luminoso da accecare, dico sul serio, Aya. Forse per questo gli viene in mente appunto di venire qui dal marito e dargli un bel bacio. E lui deve anche andare in bagno, sta aiutando Erika a fare i compiti. Vieni qua e bacialo, dagli buongiorno. Ma buongiorno anche a te, amore, ma non ti vedevo di buon umore da tanto tempo. Eh sì, mi sono svegliata bene, molto creativa questa mattina. Vai, allora, fai un pranzo anche tu, perché comunque tra poco te ne devi andare. E lei ha la sua qui, bellissima, insalatina. Poi voglio vestire anche lui. E gli ho cambiato gli abiti quotidiani, in pratica gli ho soltanto messo delle t-shirt, sempre molto scialle, molto morbide. Eccole qua, perché lui non è più nemmeno tanto attento al look. Porta tutto nella cesta, vai. Lei lo ha visto, si è cambiato e sta portando il bucato lì alla cesta, quindi potremmo magari continuare a fare i controlli. Poi devi andare in bagno, ti fai anche una bella doccia. Anzi, fatti una bella doccia fredda perché devi andare al parco e visto che va con Martina, che è una ragazza veramente molto bella e giovane, non vuole farsi trovare molto flirtante, assolutamente. Bravissima, lei ha finito i compiti e vieni qui e gioca con i giocattoli perché comunque le servono per continuare la sua aspirazione. Vai, vai. Così metto Sim a fare un po' di tante cose. E Greta viene qua e fruga nelle tasche. Perché sente il rumore della doccia, quindi Diego è in doccia, non può sentirla. Poi ha finito e quindi corre e va a frugare. Cosa mai troverai questa volta? È troppo divertente questa interazione, ragazzi. 21 simoleon. E magari una ricevuta di un ristorante, proprio il bistrò. Ma al bistrò ci sono andati ieri sera con lei. Questa ricevuta invece è della settimana scorsa. Qui le cose si infittiscono.
Sarà mai la serata che si è ritirato all'alba? Va bene. Allora, lei intanto, cos'altro volevo farle fare? Programmazione ha quasi ricevuto il massimo. Però a questo punto, ah sì, malizia deve continuare. È logica. E allora, vieni qua, magari continua a fare un po' di malizia. Fai il troll nel forum e manda casini di Sant'Antonio. E così, a caso. Questo per dar fastidio. Diego non sa niente, ovviamente, di tutte le cose che sta facendo la moglie, che sta indagando, anche perché Diego è tranquillo, non ancora, attenzione, fatto niente e non penso farà mai niente, perché appunto lui è troppo innamorato di Greta, anche se lo vede che lei si allontana, lui l'ha visto che si è ingrassato, non è scemo. Solo che sapete cosa? Lui adesso si sente molto più a suo agio con se stesso perché è della sua natura. Lui è un pigro, faceva pallacanestro, faceva quel poco di sport proprio perché voleva conquistare Greta quando erano adolescenti. Però, cioè, lui in realtà è così. Lui dello sport non gliene frega niente, anzi. Intanto lo faccio un po' giocare con i videogiochi, lei tra poco andrà al lavoro e ci rivedremo direttamente al parco. Ho visto che sia Diego che Greta hanno tanti bei punti, quindi direi di comprargli qualcosa. È un bel po' che non sblocco dei premi e volevo mettere a lui. Benvenuto perenne. Poi l'animale notturno e sì mattiniero per le abilità, perché sono premi molto utili. Incredibilmente amichevole perché, per esempio, in questo caso a Diego non voglio mettergli né poco famelico e né raramente assonnato perché, appunto, lui è un mangione e è un pigro, quindi vuole dormire. Quindi, per lui va bene così al momento. Mentre con Greta, ok, non posso farlo adesso, ma poi lo farò. Sono arrivate due notifiche molto interessanti. Formazione supplementare. Il capo di Greta le offre l'opportunità di un corso di formazione supplementare. Cosa deve fare Greta? Seguire il corso di formazione o dare l'opportunità a un collega? Lei in un primo momento stava dando l'opportunità a un collega perché comunque lei dice io sono brava nel mio lavoro, non mi servono formazioni supplementari, chi se ne frega. Ma il capo gli ha presentato il collega con cui farà questo corso di formazione che lei ha appena incontrato. Si chiama Andrea. A questo punto lei. Ragazzi, mi viene troppo da ridere. Certo che segue il corso di formazione. Eccolo qui, il suo nuovo collega. E basta, mi fermo qui. Questo sarà un altro capitolo. E quindi Greta approfitta del corso di formazione proposto e rispolvera alcune importanti doti lavorative, aumentando così anche il rendimento. Detto fatto, l'ha invitata al parco con la sua bambina. E infatti subito comunque Martina, nonostante stia chiacchierando con Diego, fa felice Erika e si mette a giocare. Cioè, è possibile che questa ragazza rende perfetto il tutto, cioè, vedendoli con gli occhi di un estraneo, sembrano una famiglia, il padre, la mamma e la bambina, cose che invece con sua moglie lui non ha mai potuto fare, venire al parco, giocare con Erika, starle vicino, no, cioè ci voleva Martina. Comunque, guardate il desiderio che è uscito a Diego, sia appunto amichevole e vuole raccontargli dell'intossicazione alimentare dello stesso bistrò in cui hanno, diciamo, mangiato quella volta, anzi una settimana fa, insieme. Cioè, mi è venuta l'intossicazione, ma l'ho superata alla grande. Oh mio Dio, certo che non me l'aspettavo da quel bistrò. Eh sì, infatti. E poi voglio giocare, vabbè, ma noi continuiamo qui a. Dove vai? A chiacchierare? Si è alzata. No, vabbè, ha preso il posto di Martina Asia. Cioè, da dove sei sbucata tu? Vabbè, allora lasciamo le due bambine qui giocare. E Diego, appunto, va a chiacchierare con Martina. E magari si siedono proprio qui. Perché
per tenere d'occhio le due bambine. Ma che cosa carina! Asia, ma dov'eri? Tu le hai fatti i compiti? Io sì, ho fatto tutto, anche quelli extra. Io sinceramente ancora no. Va bene. Comunque, quant'è carina la tua babysitter Martina, lo sai? Sì, lo so, l'adoro. Eccolo qui. Briciola, il coprifuoco sta per iniziare. Sì, adesso tra poco torniamo. E niente ragazzi, quindi io loro due li lascio così a chiacchierare, a farsi delle facce buffe, a vantarsi della famiglia, a fare conversazioni profonde, insomma, di tutto e di più. Diciamo che Martina lo fa stare bene, lo fa sentire a suo agio e sembra veramente che lei non lo giudica. Perché comunque anche lei l'ha conosciuto quando era in perfetta forma, non gli ha mai fatto battutine, non le ha mai detto ti stai lasciando andare, niente di niente, ma anzi, guardate come si divertono, che chimica hanno, e lui, insomma, non può fare a meno di guardarla, cioè, e di essere pensieroso. Che carina sta pulendo, ragazzi, che cosa stai guardando, Diego? Diego! Guardatelo! ve l'ho detto, è proprio rapito da lei, è veramente rapito. E niente, ragazzi, vi ho dato tante, tante altre notizie, scoop, e abbiamo ancora tante altre cose da vedere, da indagare. Mi sto divertendo troppissimo. Vi lascio così, ci vediamo nei prossimi video. Tanti mi piace e commentini. Ciao!